Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un video molto breve, diciamo videopillola. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vediamo di farlo rientrare in 15 minuti. Allora, 2 Corinti capitolo 10 verso 5, stavo riflettendo su questo verso perché sul nostro calendario il giorno 26, che sarebbe ieri, quindi l'ho strappato oggi, mi riporta appunto 2 Corinti 10, il verso 5, dice: facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Interessante. Stavo vedendo lo Strong su come viene riportato appunto dal testo originale, dal Nestle Aland, 27a, 28a edizione, fa riferimento anche al Codex Sinaiticus e così via discorrendo. E diciamo che nel suo contesto è più che chiaro, ha un significato ben preciso, però poi può prendere anche altre sfaccettature. E questo perché la parola di Dio è infinita, ma vogliamo esaminare il contesto. Il contesto ci porta a un Paolo che scrive ai Corinti, un Paolo che tutto sommato io guardo davanti perché davanti ho il computer con il passo che non vi posso far vedere, se no, insomma, mi crea difficoltà. Un Paolo che scrive ai Corinti. Corinti che a un certo punto mettono in discussione l'Apostolo Paolo su più aspetti, no? Leggendo un pochino tutto quanto il contesto possiamo apprendere che Paolo lo reputavano un personaggio con una presenza ignobile, no? Per esempio, di questo ne abbiamo già parlato, che aveva un parlare, come dire, duro, arduo, ma la sua presenza era ignobile. Anche il suo parlare, no? Era come se fosse, come se lasciasse a desiderare, non per quanto riguarda la sua sapienza, ma per quanto riguarda magari il modo di parlare, il modo di esprimersi, eccetera, eccetera, eccetera. E Paolo più volte deve mettere i puntini sulla i con questi corinzi. Tra l'altro apro una parentesi a proposito di chi era il primo papa. Secondo il cattolicesimo, il primo papa sarebbe stato Pietro. Però è interessante notare che quando i corinti si rivolgono, cioè quando Paolo si rivolge ai corinti, dice che c'erano delle fazioni. E chi diceva di essere di una persona, chi diceva di essere di Apollo, chi di Paolo, chi di Cristo e così via discorrendo. Come dire, non c'era un primato. Quindi la storia di Pietro, primo Papa, non regge. È interessante notare come Paolo appunto inizia, esordisce, 2 Corinti 10, dicendo: ora io Paolo vi esorto per la benignità e mansuetudine di Cristo, io dico che fra voi presente in persona ben sono umile, ma assente sono ardito in verso voi. E vi prego che, essendo presente, non mi convenga procedere animosamente con quella confidenza per la quale sono reputato audace contro ad alcuni. Quindi qui Paolo ce l'ha contro alcuni che ragionavano male, che fanno stima di noi come se camminassimo secondo la carne. Vedete qual era il pensiero di alcuni dei corinzi? Poiché camminando nella carne non guerreggiamo secondo la carne, perciò che le armi della nostra guerra non sono carnali, ma sono potenti a Dio alla distruzione delle fortezze. Cioè, praticamente lui li sta attaccando, dicendo: guardate che quello che voi dite, quello che voi pensate, sarà distrutto.
E infatti poi il verso 5 ci, come dire, ci catapulta dentro questa verità, sovvertendo i discorsi e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e cattivando ogni mente all'obbedienza di Cristo. Cosa significa questo? Veramente, come dire, la parola di Dio, torno a ripeterlo, è infinita, è meravigliosa. Praticamente dentro la comunità si crea un problema, uno solo, troppi ce n'erano in Corinzi, tra cui c'erano anche problemi che appunto le persone in qualche maniera o alcuni volevano, come dire, prendere il posto. Prendere il posto. Infatti, quando tu leggi questo, parola per parola, anche io adesso ho lo Strong aperto, senza che lo sto a leggere nel greco, ma il senso è questo: distruggendo. Si tratta di distruggere. Dice anche buttare giù, perché deve essere completamente distrutto. Completamente annichilito, che cosa? Tutti i pensieri, tutti i ragionamenti, quindi tutti i pensieri, tutti i ragionamenti che si concretizzano, non solo dentro, che si sono concretizzati dentro la comunità di Corinzi, ma dentro ogni comunità. Qui il fulcro, il centro è la comunità locale, dove il servo fa parte. Ok, quello deve essere distrutto quando tutto questo, infatti dice panne, cioè tutto, ogni cosa, e infatti poi dirà Kai anche, incluso tutto, ogni cosa che si alza e poi ripete per inalzarsi. Che si alza per inalzarsi significa che si inalza per prendere il posto. Ogni ragionamento che si solleva, ribellione, che si ribella, che si solleva per prendere il posto, deve essere distrutto. Infatti, secondo quella che è la conoscenza, utilizza proprio il termine gnosi qua, gnoseos, contro la conoscenza, contro la scienza teu di Dio. E anche incluso tutto, ogni, e cattivando, rendendo schiavo tutto, ogni cosa, ogni pensiero, rendendo schiavo, cattivando, ogni pensiero, ogni intendimento, ogni senso, ogni sentimento, ogni proposito all'obbedienza di Cristo. Questo è il senso. Quindi adesso lo ripetiamo per tradurlo nuovamente con parole nostre. Quando dentro una comunità succede questo, come è successo a Corinzi, che non mancheranno mai, alcuni si sollevano contro la scienza, che è la parola di Dio, per sostituire questa scienza con propri ragionamenti, per innalzarsi e soppiantare questa scienza, che è la parola di Dio. I servi, non solo il servo, i servi, gli anziani, i preposti devono combattere per distruggere questi pensieri e renderli schiavi. Renderli schiavi all'ubbidienza della parola di Dio, con le buone o con le cattive, sempre spiritualmente parlando. Quindi o ti pieghi perché io ti faccio comprendere alla luce della parola di Dio, accetti e chiedi perdono a Dio, o altrimenti, se due prima non si mettono d'accordo, non possono camminare insieme. Altresì è scritto: il bue, non mi ricordo esattamente gli animali, ma il senso è questo: il bue non può trainare insieme all'asino, perché l'uno tirerà più forte che l'altro.
e farà male all'altro e l'altro farà impedimento all'altro. Scritto è: non accettate chi non reca, non salutate chi non reca questa dottrina. Come dire, non farci un cammino insieme. Amiamo tutti, vogliamo bene a tutti, aiutiamo tutti, diamo da mangiare a tutti, curiamo tutti. Se sei ammalato ti curo tutto quello che vuoi, ma la comunione no. E molti sono gli schernitori. Ecco qual è il senso del passo vero e proprio. Significa anche, si può tranquillamente usare anche per altre situazioni che fuoriescono dal contesto, ma che ben si applicano comunque alla luce del resto della parola di Dio, come traduce qui, per esempio, quest'altra versione dice facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Qui parla di un'altra cosa ancora, i pensieri che ci guerreggiano, perché noi siamo tentati dalla nostra carne, noi dobbiamo guerreggiarli, affrontarli, combattere, per renderli ubbidienti alla parola di Dio e avere la mente di Cristo, perché noi abbiamo la mente di Cristo e quindi pensiamo alle cose di Dio, abbiamo la missione di Dio in testa, le idee ben chiare, però viviamo in un corpo di carne e alle volte prendiamo decisioni sbagliate, ma la mente resta di Cristo, cioè io voglio fare le cose di Dio, questo vuol dire avere la mente di Cristo, pensare alle cose di Dio, vivere per Dio, fare la volontà di Dio, fare l'opera di Dio, ma nel fare questo a volte prendiamo decisioni sbagliate perché tutto questo si trova in un corpo di carne. E questo corpo di carne viene guerreggiato da pensieri che non sono di Dio e è difficile, è molto difficile per ognuno di noi. Chi è tentato in un modo, chi in un altro. E questa lotta durerà tutta la vita, fino alla tomba. E dobbiamo resistergli. Come dice Pietro, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Certo, e questo non vale solo per il diavolo, vale anche per il nostro io. Resistiamo al nostro io. La crocifissione fa male, ma tutti la dobbiamo vivere. Dio ti benedica. Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti, in questo video pillola, pochi minuti, che possiamo farlo. Pochi minuti, possiamo farlo. Ci è consentito. Intenda chi intende. Shalom.